Essere genitore non sarà mica il lavoro più difficile del mondo, ma dai, su, ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Ma io vorrei conoscerle queste persone, vorrei conoscerle. Sì, è il lavoro più difficile del mondo, per me e credo per tutte le persone, i genitori di questo globo. Per cercare di capire qualcosa in questo marasma di rapporti tra noi e i nostri bambini, ho provato a confrontarmi con un po' di persone del settore, con delle mamme, un'educatrice, e ho cercato di capire quali sono veramente i pilastri della genitorialità legata ai nostri figli. Qual è il percorso che possiamo intraprendere sano con i nostri bambini? Ora, non è stato per niente facile. Punto 1, essere protettivi. Noi genitori dobbiamo essere un nido per i nostri piccolini. E cosa si intende? Dare quel senso di sicurezza, di protezione, per cui se loro si sentono tranquilli nel loro nido, sono anche più curiosi di andare a sbirciare l'esterno. Ora, c'è un piccolo problema che mi è sorto nella testolina quando mi hanno parlato di questo aspetto di protezione che dobbiamo avere verso i nostri figli. Noi italiani abbiamo il problema del iperprotezionismo. Occhio, occhio, perché veramente rischiamo di essere troppo fascianti e per questo un po' soffocanti. Aria, ossigeno. Ecco, più o meno così. Punto 2. Creare un legame affettivo, ma che non vuol dire poi dire oh Pucci, Pucci, amore, amore, quanto sei carino! Che sì, va bene, quello glielo diciamo, loro probabilmente appagano un po' il loro ego, ok? Ma si parla proprio di entrare in una sintonia affettiva dove il bambino però poi non si deve sentire obbligato a restituirci la stessa moneta, che è un po' sempre un problema dei genitori made in Italy. Regola numero 3. Bellissima, difficilissima. Dobbiamo aiutare i nostri figli ad essere una regolata de Roma. Io non sono capace a fare il romano, aspetta, no, non va bene. Cosa significa dargli delle regole alla fine? I bambini hanno di per sé la capacità di regolarsi a livello emotivo e in rapporto con gli altri. Il problema è che i nostri bimbini non sanno come attivare queste regole, quali sono le strategie che devono attuare per regolamentarsi, in poche parole. Questa cosa gliela dobbiamo dare noi, dobbiamo dirgli dei sì e dei no. Se noi li supportiamo nel modo giusto, i piccolini riusciranno meglio ad enfatizzare le emozioni positive, a gestire quelle negative, a diventare più tolleranti negli stati d'animo che non gli piacciono, insomma, riescono a vivere meglio. Il punto qual è? Perché non è così semplice, che basta sbagliare e facciamo un bel patatrac. Se abbiamo troppo controllo, rischiamo di non dargli neanche il tempo di avere un bisogno che noi siamo subito lì, soffocanti, aria, no. Se siamo troppo distaccati, cioè non diamo regole, perché non abbiamo voglia di sentire che i nostri bambini si lamentano, no, non va bene. Se invece non siamo in sincronia con la necessità di dare regole, ricevere una risposta e quant'altro, non va bene. Quindi è un equilibrio, cari genitori, che buona fortuna. Perché se le sbagliamo queste cose, poi loro hanno dei problemi un po' gestionali del loro comportamento, cioè non sanno bene gestire le situazioni difficili, fanno fatica a gestire le emozioni positive, fanno più fatica a conservare uno stato di calma. Quindi si creano un po' di, mi viene la parola, un po' un bulesume, insomma, che è di Genova, capito? Il quarto punto sono i perché. Perché gli abbiamo appena dato delle regole a questi bambini? Loro hanno bisogno di avere una motivazione. Ad esempio, ho letto nel libro di Asha Phillips, I no che aiutano a crescere, può capitare delle volte che la spiegazione si può anche non dare proprio, cioè non è che tutte le volte ci deve essere una spiegazione, i papiri, ma generalmente dicono gli esperti che è bene che ci sia la spiegazione. Questa spiegazione a cosa serve? Regola l'abbiamo visto,
Ma la motivazione serve per delineare l'orticello del bimbo. Cioè, il bimbo ha davanti a sé il suo bello orticello e dentro il quale ci deve essere ordine, ci devono essere dei limiti, e così lui si sente più tranquillo, più tutelato e non sente l'esigenza di andare a prevaricare l'orticello del vicino. Per una questione che è tutto delineato e ordinato. Funzione numero 5, quella che io ho soprannominato abracadabra. Cioè, cosa vuol dire? È una funzione che noi genitori dovremmo considerare predittiva. Cioè, dobbiamo prevedere lo sviluppo e l'evoluzione dei comportamenti dei nostri figli per poterli assecondare nella loro evoluzione. Nel senso che loro si evolvono, quindi cambiano degli atteggiamenti, dei modi di essere, di fare, di vivere. Noi dovremmo quasi prevederli e andare quindi ad assecondarli. Cioè, in un'altra puntata ho parlato di noi donne che dobbiamo essere delle Wonder Woman, qua altro che Wonder Woman, qui proprio dobbiamo chiedere aiuto, secondo me, agli dei amici di Pollon e vedere di trovare delle soluzioni. Perché, insomma, addirittura essere delle precursrici, ma al femminile, precursori, vabbè, chiamiamole veggenti, e anticipare i nostri figli, insomma... Forse ci vuole anche dell'esperienza, ci vuole anche dell'esperienza. Regola numero 6, quella che io personalmente chiamo modalità specchio o correttamente detta rappresentativa. Noi genitori siamo dei geni, noi appioppiamo un'immagine ai nostri bambini o adolescenti che siano e poi basta. Cioè, quell'immagine lì è quella lì e il bambino cresce con quella convinzione lì. Ora vi faccio un esempio piuttosto personale e un po' sui generis, in cui io sono cresciuta con i miei familiari che mi chiamavano Nana e tuttora mi chiamano Nana. E secondo voi sono diventata alta? Ora, il concetto ovviamente non è esattamente questo, però di base se noi diciamo a nostro figlio che è in un modo, lui tende a non evolversi e rimanere in quel ruolo. Quindi occhio a me stessa e a tutti quanti di essere oggettivi nel dare a nostro figlio un'immagine di se stesso corretta. Funzione numero 7. Noi genitori applichiamo sui nostri figli una funzione anche che io personalmente chiamo fotocopia. Cioè, noi vogliamo che i nostri figli crescano, e in parte è anche naturale, con un nostro imprinting, no? Una nostra un po' immagine e somiglianza, solo che bisogna stare un po' attenti, perché se questo aspetto non si evolve, cioè non cresce, non muta con il tempo, poi questi ragazzi rischiano di vivere la vita che avremmo voluto vivere noi. Cioè, se noi abbiamo una nostra... un ricordo di gioventù, una nostra mancanza, un nostro desiderio, se noi non ci stacchiamo da questa funzione rappresentativa, questi poveri ragazzi vivono quello che avremmo voluto vivere noi e non la loro vita. Quindi rispetto alla funzione di prima, cioè quella che io chiamo a specchio, in quel caso il bambino tu gli dici sei cattivo e allora tu ti senti cattivo, in questo caso io ti dico di essere proprio me e di andare a vivere la mia di vita e non la tua. In entrambi i casi bisogna stare molto attenti. Se siete sopravvissuti a queste 7 regole per una genitorialità perfetta ed esplosiva, bravi, perché ora arrivo all'8ª. È il matrimonio, che non è in realtà il matrimonio, ma è il valore della coppia. Cioè, il bimbo all'interno di questa situazione, quindi con dei genitori e lui, deve avere una visione della coppia solida, affiatata, che si comprende. Ora, io questo lo dico in realtà, lo penso, ma questo è un pensiero del tutto personale, quindi non so... che questo può valere anche per dei genitori che per loro buone ragioni si sono anche separati, cioè mantenere comunque davanti al bambino una certa sintonia per far sì che il bambino possa entrare in questa triade e viversela con molta serenità, dove non ci sono invidie, prevaricazioni, gelosie, rabbia, quindi avere una coppia sana, che sia insieme o no, ma sano il rapporto. Abbiamo visto questi semplicissimi 8 punti, cioè proprio che sono così venuti giù come acqua minerale, facilissimi da seguire. Io mi sono chiesta, dopo tutte queste analisi psicologiche e quant'altro, ma esiste una
altre regole che possiamo aggiungere? Raccontatemele nei commenti sotto, di fianco, dove sono i commenti, in modo da poter allargare questo panorama. Ma io vi voglio dire il mio nono, perché io un nono punto ce l'ho, del tutto personale, ma ce l'ho, che è il punto del buon senso. Quando sono nel marasma, che non ci capisco più niente, che non so più cosa fare, vado di buon senso, un pizzichino così, poi il punto è, il buon senso è il mio. E che mi dice che è giusto? Non lo so, non lo sa nessuno, ma ci provo e spero che la buona fede mi aiuti. Condividete questo video in modo da poterci confrontare tra tutti noi genitori e poter capire quali sono veramente queste regole importantissime per farci vivere il nostro stato genitoriale al meglio. Grazie.